delle fiche all'occhio e mi lacrima. Parliamo di un'altra cefalea primaria, cioè cefalea primaria. Ne abbiamo parlato nei precedenti video sulle cefalee. Significa che la cefalea non è il sintomo di una malattia, ma è essa stessa la malattia, come l'emicrania, la cefalea di tipo tensivo e la cefalea a grappolo. Se vi interessa approfondire l'argomento delle cefalee, in questa playlist ho raccolto tutti i video che ho pubblicato sull'argomento. E ci sarà anche questo. Sì, certo, ci sarà anche questo. Parliamo dell'emicrania parossistica, che insieme alla cefalea a grappolo e ad altre cefalee fa parte del gruppo delle cefalee autonomiche. Fermo lì, so già cosa puoi chiedermi. È un concetto che ho già spiegato quando abbiamo parlato della cefalea a grappolo, ma lo ripeto. Cefalee autonomiche significa che alcuni sintomi sono causati dall'attivazione del sistema nervoso autonomo, che è il sistema nervoso che regola l'attività del nostro corpo, modulando l'attività degli organi interni, delle ghiandole, regolando il flusso sanguigno, eccetera. Tutto chiaro? Come dice? No, 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 così sui due piedi no, eh. No, lo so che sono seduto, dico così sui due piedi per dire che non posso così all'improvviso mettermi a parlare. Ma non è che deve parlare di chissà che cosa, ho chiesto solo se era tutto chiaro. Lo so, dottore, lei ha ragione, sono venuto qui apposta. Non me lo deve certo dire lei. Però lei non mi deve pressare a questa maniera, dottore, abbia pazienza. Ma ci mancherebbe altro, non pressiamo nessuno. Riprendiamo il discorso. È una cefalea abbastanza rara, molto simile alla cefalea a grappolo, ma se ne differenzia per alcune caratteristiche importanti. La prima è che non c'è una maggiore prevalenza negli uomini, a differenza della cefalea a grappolo. In alcuni studi sembra essere più frequente nelle donne, mentre in altri non si è trovata una differenza significativa tra i due sessi. Si manifesta con un dolore unilaterale molto forte nella zona dell'occhio, che può durare da 2 a 30 minuti. Sono quindi attacchi brevi, ma si possono ripetere molte volte durante la giornata, anche 10-20 volte. Sono stati descritti alcuni casi in cui gli attacchi arrivavano fino a 50 volte al giorno. Essendo un dolore forte, la persona si sente irrequieta e agitata. I periodi durante i quali si manifestano i mal di testa possono essere intervallati da periodi in cui la persona sta bene, anche per molti mesi. In base alla durata dei periodi senza cefalea, si distinguono un'emicrania parossistica episodica e un'emicrania parossistica cronica. Si associano al dolore alcuni sintomi che sono causati dall'attivazione del sistema nervoso autonomo, che causa arrossamento dell'occhio, lacrimazione, il naso tappato, il naso che cola, gonfiore della palpebra, sudorazione della guancia e restringimento della pupilla. Una caratteristica molto particolare dell'emicrania parossistica, che è anche uno dei criteri per la diagnosi, è la risposta all'indometacina, che è un farmaco antinfiammatorio e antidolorifico che riesce a prevenire completamente gli attacchi di mal di testa. O bacco, o bacco. I meccanismi attraverso cui la cefalea si origina non sono ben conosciuti, come capita spesso nelle cefalee primarie, ma gli studi e le caratteristiche cliniche dell'emicrania parossistica suggeriscono un coinvolgimento della prima branca del trigemino, che porta la sensibilità alla zona dell'occhio, del sistema nervoso autonomo, responsabile dei sintomi associati alla cefalea, e dell'ipotalamo, come nella cefalea a grappolo e nelle altre cefalee autonomiche. Parliamo della diagnosi. Come tutte le cefalee primarie, dobbiamo essere sicuri che il mal di testa non sia causato da una patologia all'interno del cranio e sia quindi una cefalea secondaria. Questo lo possiamo escludere con degli esami specifici, in particolare un TAC, solitamente nell'urgenza, e una risonanza magnetica dell'encefalo. Una volta escluse le cefalee secondarie, la diagnosi viene fatta basandosi sulle caratteristiche cliniche della cefalea: la localizzazione del dolore,
l'intensità e la durata degli attacchi e soprattutto la comparsa di segni e sintomi causati dall'attivazione del sistema nervoso autonomo. Abbiamo detto che l'emicrania parossistica ha molte caratteristiche in comune con la cefalea a grappolo, però se ne differenzia per alcuni aspetti importanti. Vediamo insieme quali sono queste somiglianze e queste differenze. La localizzazione del dolore è molto simile. Tutte e due le cefalee si manifestano con dolore localizzato nella zona dell'occhio, intorno all'occhio e alle tempie. La durata però è un po' diversa. Può durare da 2 minuti a mezz'ora nell'emicrania parossistica, mentre dura da 15 minuti a 3 ore nella cefalea a grappolo. L'attacco di emicrania parossistica è quindi generalmente più breve, ma gli attacchi possono essere più frequenti durante la giornata. Abbiamo poi i sintomi e i segni associati al mal di testa che sono causati dall'attivazione del sistema nervoso autonomo. L'occhio arrossato, lacrimazione, naso tappato, naso che cola, gonfiore della palpebra, sudorazione della guancia, restringimento della pupilla. Questi sono comuni ai due tipi di cefalea. Il punto più importante è la risposta dell'emicrania parossistica all'indometacina, che invece non è efficace per gli attacchi di cefalea a grappolo. È così importante che rientra nei criteri diagnostici di questa patologia. L'indometacina è un farmaco antinfiammatorio che appartiene alla famiglia dei cosiddetti FANS, che vuol dire farmaci antinfiammatori non steroidei. Ma non si sa perché agisca così bene sull'emicrania parossistica, mentre non sia efficace nelle altre cefalee autonomiche come la cefalea a grappolo. Dal momento che è così efficace, è il farmaco principale per la cura dell'emicrania parossistica. Essendo gli attacchi di mal di testa molto brevi, i farmaci non hanno il tempo di agire nella fase acuta, per cui la terapia dell'emicrania parossistica è essenzialmente preventiva. Si sono testati alcuni farmaci che si utilizzano per l'emicrania con un'iniezione sottocutanea, ma con scarsi risultati. Come fai a dire una cosa del genere? Beh, purtroppo è così. Ma adesso parliamo della terapia preventiva, che dà molte più soddisfazioni. Si basa sulla somministrazione di indometacina, che è molto efficace. Il problema più comune è la comparsa sul lungo termine di effetti collaterali a carico dello stomaco, che generalmente si riesce a gestire con la somministrazione di farmaci che riducono la secrezione acida. Quando gli effetti collaterali sono più gravi e persistenti, l'indometacina deve essere interrotta. In questi casi si devono necessariamente utilizzare altri farmaci, anche se nessuno di questi si è rivelato costantemente efficace nell'emicrania parossistica. Ma vattene a fanculo! Ma non prendetevela con me! Io riporto solo quello che dicono le evidenze scientifiche. Comunque alcuni risultati si sono ottenuti con altri farmaci antinfiammatori, con alcuni farmaci che si chiamano calcio antagonisti, sì certo, proprio quelli, oppure con il topiramato. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. È arrivato la rotina. Oh no. Rota, coltelli, proprio adesso. Forbicine, forbici da seta. Che facciamo? Coltelli a prosciutto. Vediamo qui. Donne, è arrivato la rotina e l'ombrello. Ciao a tutti, alla prossima. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Devi riparare la cucina a gas. Cambio per le cucine a gas. Se avete perdito...